In questa lezione vedremo come utilizzare le combinazioni di carico all'interno del nostro modello. Dunque, per prima cosa dobbiamo cliccare su Define e selezionare il comando Load Combination. Viene aperta una finestra che mostra alla sinistra un elenco delle combinazioni che ora è vuoto e alla destra delle opzioni. Per ora possiamo solamente scegliere Add New Combo. Clicchiamo qui. Quello che ci appare quindi è la finestra che ci permette di definire la combinazione di carico che vogliamo creare. Decidiamo di creare ad esempio una combinazione allo stato limite ultimo. Quindi selezioniamo nel Load Combination Type una combinazione tipo lineare e scegliamo nella finestra qua in basso i carichi da aggiungere associati al fattore di combinazione, che è nient'altro che il gamma da normativa. Quindi selezioniamo ad esempio 1 e 3 per il carico del peso proprio, poi 1,5 per il permanente non strutturale, quindi clicchiamo sempre su Add e 1,5 per l'accidentale puntuale. Questa è la combinazione lineare dei tre carichi che ho definito in precedenza. Clicchiamo su OK. Perfetto. Vediamo invece come creare una nuova combinazione partendo da una combinazione esistente. Quindi, selezionando la combinazione esistente, clicchiamo Add Copy of Combo e viene aperta di nuovo la finestra con le proprietà della combinazione stato limite ultimo, ma questa volta le possiamo modificare, ad esempio creando una combinazione con tutti i coefficienti unitari. Quindi diciamo la combinazione caratteristica. Selezioniamo quindi sempre 1 e Modify, vengono così cambiati i fattori. Rinominiamo questa combinazione come stato limite esercizio rare, clicchiamo su OK. Perfetto, vediamo invece le altre proprietà della finestra di combinazione. Quello che possiamo creare è una combinazione che però non combini linearmente i carichi, ma che ad esempio ne crei un inviluppo, oppure che sommi i valori assoluti di questi. Ok, clicchiamo su OK. Perfetto. Come avrete notato, questo comando si può attivare anche quando l'analisi è ormai completa. Delle sollecitazioni trovo già nel menu tendina quelle che sono le combinazioni lineari che ho appena creato. Selezioniamo ad esempio la combinazione stato limite ultimo e il momento in 3-3, clicchiamo su OK. Ok. Quindi ho alla mia sinistra il diagramma dei momenti allo stato limite ultimo e alla mia destra quello del solo carico di peso proprio. Clicchiamo sempre su questa finestra e visualizziamo i diagrammi però con i valori. Quindi clicchiamo su quest'ultima icona. Ok. Perfetto. Vediamo che ad esempio il momento sull'appoggio centrale è più alto per la combinazione di carico allo stato limite ultimo.